La campagna. Cioè, rendiamoci conto che Crudelia Demon vuole mettere sotto vuoto dei cani. Ci hanno fatto un'intera serie Netflix su un pazzo che ha messo su internet il video di lui che metteva sotto vuoto un gatto e quindi giustamente gli faceva fare una brutta fine. E hanno fatto una serie intera su Netflix per catturare sto pezzo di merda, quando Crudelia Demon avrebbe fatto la cosa stessa identica già probabilmente negli anni 90. E che cazzo. Mamma mia. Quanto ci fai che c'è un osso qua vicino? Allora, prima di tutto, ecco. Allora, ho ucciso il demonio e ne è uscito un hot dog. Fammi indovinare. Anche qua. Ma come lo tiro giù quel... Ma pezzo di merda. Allora, preso l'ho preso. Sai che io rimango qua? È il modo più facile per ucciderli. Bella la musichetta, eh? Dai. Qui. Al volo addirittura. Stronzoni. Dio mio, che volo che gli ho fatto fare. Un pelo esagerato, no? Mi ricorda molto una delle canzoncine che c'era a Gardaland. Cos'è sto rumore? È una talpa! Nel 2001! Evviva! Evviva! Ciao, talpone! Ehi là, bella gioia! Bella, fratella! Come ti butta? Ma come parli? E poi chi sei? Chi è sto maranza? Niente panico, please! Il mio nome è Manny, perché non faccio danni, ma mi chiamano Jasmule! Non so se rendo l'idea! No! Piacere conoscerti, Manny. Come va da queste parti? È tutto tranquillo qui, sotto il sole che splende. Yeah. Il consiglio è di dare una scandagliata alla grotta dietro l'alta cascata. Aha. Grazie del suggerimento, Manny. Ed è scomparso nel nulla. Neanche l'animazione di lui che scompare. Allora, ma ossi da... Davvero non c'è un osso da queste parti? Sembrerebbe assurdo. Quindi. Ah, è una mini... Questa, amico mio, è una miniera. Quindi, questa è la grotta dietro la magica cascata. Ah, ma non muoio. E allora, la magica cascata. Aia. Ok, qua non c'è nulla. Facciamo al cagnolino il bagnetto. Ok, da questo lato quindi non si passa. Neanche di qua. No, no, si passa e come. E infatti. Oh, però grazie di avermi salvata. Zitto, zitto, cacchio, cacchio. Zone segrete mica ne mancano qui, eh. Neanche Miyazaki ne mette così tanti nei Dark Souls ormai. E, ah, dicevo infatti, gli ossi. Prendiamo tutto. Ehi. Ste curve incredibili che mi fanno evitare gli ossi. Dov'è l'ultimo? Ecco. Eccolo qua. Non è che c'è qualcosa di nascosto? Dove devo andare? Oh. Ma no, wow. Ma è incredibile. Prosegue addirittura. Vieni qua tu. Oh no! È morto. Allora, aspetta. Mi manca... Strano, davvero? Non c'è una X nascosta in questa zona? Oh, comunque. Come ho detto, zitto, zitto, cacchio, cacchio. Di cose nascoste, sta zona è piena, eh. No, ho sbagliato. E infatti, guarda qua. Hello? Hello. Oh no!
Qualcos'altro? No, basta. Che strano sto livello, eh. Ci sono già tre strade che ti portano nella stessa zona e non c'è neanche una X segreta per terra. Strano. Quando pensi di aver imparato a conoscere un titolo e poi... come al solito... è pieno di sorprese. Certo. Ma sto giro col cavolo. Ma sto giro col cacchio che mi freghi. Due addirittura nella stessa zona. Vediamo qua invece. Come se ormai non l'avessi imparato. Lo so, io sono il primo che ha detto fanculo i segreti, queste cose qua. Ma se me li metti così palesi, col cavolo che li lascio indietro. E la grotta dietro la cascata l'abbiamo fatta, ma mi sembra esatto che manca ancora un pezzettino che è qua in alto. Che immagino sia dove dobbiamo andare, vero? Non sono sicuro se è effettivamente dove dobbiamo andare. Però sicuramente era da visitare. Mi sembra anche di aver visto una scatola con dentro uno dei cani. Oh, calmo. Quanto è in alto sta zona? No! Tra l'altro ha un non so che di Skyrim. O meglio, forse Skyrim, ma... dai, un non so che di questa grotta. I colori, questo tipo di ambientazione mi ha fatto flashare un attimo Skyrim e alcune grotte. Ma allora, c'è un pezzo invisibile che io ogni volta non vedo, dannazione a me, che io penso che lì ci sia ancora zona solida qua sotto e poi mi fa cadere. Come dicevo, appunto, ha un non so che di Skyrim tutto ciò. Skyrim è veramente una vita che non ci gioco. Ci sto pensando di portarlo sul canale da un bel po' di tempo. Arrivano i nastri! Ma non ho ancora trovato il pretesto giusto per mettermi a farlo. Forse perché prima aspetto di fare Fallout 3 moddato, non lo so. Devo fare pace con me stesso, penso. Aia, stronzo. Però almeno l'ho ucciso. Devo fare pace con me stesso al momento, prima di decidere cos'altro voglio portare. Allora, qualcuno è esploso. Non so il motivo, ma qualcosa è esploso. Allora, credo che mi faccia... che mi stia puntando esatto la scatola. A quanto siamo? 5? No, 4, ok. Pensavo di più. Penso che questa zona l'abbiamo fatta tutta, vero? Questa zona qui invece ha un vago ricordo di, sempre PlayStation 1, Spyro 1 e Harry Potter e la Camera dei Segreti, quando siamo dei Weasley. Oh, quando siamo alla tana che fai tutti i minigiochi con i goblin che devi lanciarli oltre lo steccato, madonna mia. Io non andavo mai avanti in quel gioco giù a Napoli, solo per continuare a giocare con i fratelli di Ron alla battaglia con le bacchette e a lanciare gli gnomi più lontano. C'è qualcosa qui? Vediamo. Ovviamente. Un piccolo quadrato con dentro nulla ti nasconde sempre una X. Proseguiamo. Ecco qua. Ciao. La vedi la casetta sull'albero? Sì, quella gioia? Di prezzemolo. Ti consiglio di darci un'occhiata perché per meritare merita. Capito, darò un'occhiata. Ma è bello che poi continua così e rimane zitto e scompare nel nulla. Dai, scendi. Scendi che voglio fare una doppia. Dov'è? Preso al volo questo giro. C'è qualche altro nemico? Ecco qua. Grazie.
Allora, non mi sembra ci sia nessun altro. Aspettiamo nell'albero di Legend of Zelda qui che scenda il tronco. Troviamo la Master Sword, secondo me, qua dentro. Non troveremo la Master Sword, ma sicuro il nostro fratello, sì. Sei grande! Bella sorella! Mi ha guardato per dire. E quindi? C'è qualcos'altro oltre gli ossi? Non mi sembra, no. O forse sì, no. No, infatti non si può salire. Gary, go fast. Ciao, Picci Piccio. Ti stai avvicinando alle coste della terra, ovvero alle rocce dritte in piedi. Che cosa? Rocce di poste in cerchi folli. Ci sei? Ma queste ballano anche il twist. Grazie dell'informazione, Manny. Non so perché mi pensavo a Stone Age, ma Stone Age non è sicuramente vicino alle campagne di Lone, invece Stone Age. Ehi là, Picci bella gioia. Picci bella. Ciao Manny. Che giornata stupenda, eh? Veramente fenomenale. Come quando non sai cosa dire a un tuo amico. È una bellissima giornata, eh. Grazie, quest'oggi si aggira nei paraggi. Di nuovo lui. Non farti abbattere dalla negatività del cattivone, Picci bella gioia. E chi si abbatte, l'ammazzo. È un'astuta osservazione tutta per te. Di che si tratta? Non lontano da qui troverai delle rocce disposte in cerchio. Credo che possano aiutarti a risolvere il problema, Orazio. Non dirmi che gli devo far cadere addosso. Allora, aspetta, prima di ucciderlo con delle pietre millenarie. Lo sapevo che questa si muoveva. Allora, aspetta. Voi avete mai pensato chi e come hanno messo ste pietre e perché in questo modo? Ecco qua. Ecco fatto. Quindi, Orazio, iniziamo a liberare quest'altro cucciolo. Sono libera! Sempre le stesse quattro frasi, che però ci fanno tutti contenti. Dunque, ho visto un diavoletto, eccolo qua. Vieni qua, che non sei Taz tu, ma fai schifo. Siamo a 95, ce ne mancano 5. Vuoi che qualcuno sia esattamente in questa zona? In sto campo aperto magistrale? Ora ce ne mancano solo 3. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ora ce ne mancheranno solo 2. No, sì, 2, perfetto, lo sapevo che me ne dava uno solo. Dove sei? Dove sei? Dai. Dammi le mie 2 ultime ossa, per favore. Ormai mi è partita sta stronzata del cervello di volerlo fare completo per forza. No, dai. Non mi farei mica tornare indietro. Ma dai. Dove sono queste ossa? Ma scusami, quando c'ero qua prima, mica... Dov'è l'ultimo? Ma scusami, avevo già... Ma che palle! Avevo già scavato in quella zona! La possibilità è o che queste ossa diventano disponibili solo quando avanzi a un certo punto, torni indietro e sono sbloccabili, o il gioco è stronzo e quando ce l'hanno usato prima non me l'ha fatta trovare, ma scusa... Andiamo a menare Orazio, che ti devo dire? Ora, dove stai? Dove sei, Orazio? Orazio, vieni, ciao! Qui, avanti! Forza, Orazio! Vieni sulla salita! Ci sei? Dai, Orazio! Qui! Ora! Aia! Ma dai! Questa volta sei in trappola. Com'è buono lei. Ops. Doppio ops. Come umano. Mi sa che è meglio andare. Bambina. È morto. Meno male che qui il terreno è soffice. E ora come faccio a tirarmi fuori di qui?
Pin, aiuto! Io dico che la roccia ha avuto un notevole impatto su Orazio. Dai! Che cazzo! Che quindi, se fai questa cosa qua di Orazio e non hai ancora preso le ossa là sopra, te le puoi sognare. Pina!